pomeriggio amici di Gossip Mania, buon lunedì e ben ritrovati. Eccoci qui a Teleprima, pronte a raccontarvi tutto ciò che è successo in questo weekend nel mondo della televisione, dello spettacolo, del cinema, dello sport, veramente qualsiasi argomento. Come sempre, come di consueto, accanto a me Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Anche Grazie, buon inizio settimana. a te, questo weekend com'è stato? È stato bene, un po' allergizzante, devo dire. Ci siamo immersi nella primavera, ahimè, però che dobbiamo fare? È la vita, è la vita. Però almeno no, siamo un po' allergiche alle falsità che vengono dette, perché essendo esperte di gossip, ormai abbiamo il naso in ogni situazione. È vero, anche perché effettivamente ci sono un bel po' di cose di cui raccontare, un bel po' di cose che pian piano, un po' di nodi, anzi, che stanno venendo al pettine, di cose che già vi abbiamo raccontato, ma anche di nuovi chiacchiericci. Iniziamo subito col nostro primo argomento, non potevamo che iniziare ovviamente dall'amore, da una bella famiglia, quella di Martina Colombari e Billy Costa Curta, 25 anni d'amore, nonostante siano ancora bellissimi e giovanissimi, possiamo dire, con ovviamente alle prese di tutto ciò che deve affrontare la famiglia moderna, una famiglia standard, quindi pandemia, problemi ovviamente a casa, la gestione del lavoro nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello sport, la gestione dei figli, quindi diciamo una quotidianità abbastanza impegnativa. Sì, però devo dire che loro due incarnano anche un cliché, cioè quello della ragazza, sai, che intraprende la carriera in televisione e poi, insomma, invece del calciatore che si innamora perdutamente di questa donna. Devo dire che però hanno rotto un pochino questo cliché perché sono durati tanto tempo. All'inizio nessuno scommetteva sul loro amore, invece sono andati avanti e a quanto pare, insomma, riescono ad essere innamorati così come lo erano tanti anni fa. È vero, molto molto innamorati, poi mi sono sorpresa quando ho letto l'età, perché Billy ormai lo ricordo da giovanissimo, ovviamente all'apice della sua carriera da calciatore, a 54 anni, e Martina Colombari, ripetiamo, se li porta benissimo, ma a 45 anni, quindi comunque la loro storia d'amore va avanti, si sono conosciuti sin da giovanissimi e stanno affrontando anche un periodo particolare, quello con il proprio figlio Achille, 16enne, quindi nel clou proprio dell'adolescenza. E hanno affrontato qualche problema in più proprio nella gestione della didattica a distanza, ovviamente di questo isolamento, del lockdown, di tutte le preoccupazioni della pandemia, ovviamente delle quali stanno risentendo tantissimo anche i giovani. Sì, diciamo che poi è anche un problema che viviamo noi un pochino più adulti, Certo, perché come no? insomma, vivere sempre tra le stesse mura, vedere sempre le stesse persone non è poi così facile. Però ecco, ci sono alcuni aspetti che non vengono fuori subito, soprattutto nei ragazzi che mostrano di avere questa voglia di libertà, ma che in realtà non possono fare nulla in questo periodo. Molti ragazzi dicono di aver perso circa 2 anni della loro vita con questa pandemia e forse rispetto magari a noi adulti, nel loro caso è realmente così, perché insomma hanno perso quelle che sono poi le fasi fondamentali dell'adolescenza, quindi anche avvicinarsi all'altro sesso o magari anche stare semplicemente tra amici e fare una partita di pallone, insomma. Quindi sono tutti piccoli dettagli che vengono a mancare in epoca pandemica. Fatto sta che, essendo ben mascherata, è difficile anche da capire se un ragazzo sta male oppure no, perché insomma il dialogo con gli adolescenti è difficile da instaurare. Molto, infatti pensiamo alla quotidianità di un ragazzo, di un sedicenne che può essere fare sport piuttosto che vedersi con gli amici, anche soltanto per una passeggiata, andare a scuola, le gite scolastiche, lo stare insieme, studiare magari a casa di un amichetto, effettivamente tutte cose che al momento non esistono più, quindi davvero può essere un momento difficile la gestione della pandemia da parte di un adolescente e ovviamente anche da parte dei genitori. Infatti, come hai detto tu, giustamente è difficile
capire questi malesseri e sia Billy che Martina se ne sono accorti con un campanello d'allarme, cioè i litigi. Proprio il giovane Achille, possiamo dire, si rintanava spesso nella sua camera, raccontano, e litigavano troppo spesso per questa intromissione costante proprio nella sua vita da parte dei genitori. Poi secondo me in questo caso ancora di più, perché essendo due persone sempre molto abituate a stare sotto i riflettori, magari lontane da casa, stare ed essere una presenza costante nella vita dei figli e del figlio in questo caso, tanto da sottolineare i libri di scuola, etichettargli qualsiasi cosa, può essere veramente un po' troppo da gestire per dei ragazzi. Poi. Sì, anche perché i ragazzi, figli d'arte, diciamo, sono abituati a vedere pochissimo i loro genitori, quindi è un trauma effettivo avere questa presenza costante. Poi soprattutto se in una fase particolare come quella dell'adolescenza, insomma, già normalmente si rifugge dal dialogo e dai genitori che rappresentano un po' i nemici dei ragazzi. Però in questo periodo forse il modo in cui sono riuscite ad accorgersi di queste problematiche, che poi ovviamente magari anche lo stesso Achille non era consapevole di quello che stava attraversando, è stato positivo, insomma, capire che era in realtà l'inizio di qualcosa che poi doveva essere assolutamente risolto. Sì, qualcosa di importante che doveva essere risolto, infatti ne parlano in questa lunga intervista, e hanno deciso poi di ricorrere all'aiuto di uno specialista proprio in qualità di persona esterna che potesse risolvere queste controversie familiari. Infatti non hanno avuto paura di dire che si sono rivolti a questo psicologo, che ha capito perfettamente in quali errori incorressero sia i genitori ovviamente nel rapporto con il proprio figlio, e quindi da lì hanno avviato un percorso che consigliano ovviamente a tutti coloro che abbiano le stesse difficoltà, che li ha portati poi a risolvere, a vivere più serenamente questo clima terribile, molto molto lungo, di pandemia, di Covid e quindi anche di isolamento. Sì, anche perché poi è difficile parlarne con uno sconosciuto, perché insomma gli esperti vengono visti sempre in questo modo, come persone che non ci possono capire. In realtà forse è più semplice parlare con qualcuno che non ci conosce, piuttosto che con i propri genitori in questo caso. Quindi devo dire che la scelta è stata molto pensata, riflettuta e soprattutto adatta anche alla situazione, perché nessuno di noi ha mai vissuto qualcosa del genere prima, quindi insomma avere gli strumenti per riuscire a superarla è un po' difficile adesso. Hanno avuto difficoltà i medici, che insomma vivono di scienza, figuriamoci insomma noi comuni mortali. Saggia come sempre, cara Elvira, saggia come sempre. Ora possiamo cambiare argomento, ci dedichiamo a sicuramente un argomento molto più leggero, è quello che riguarda il noto talent della TV italiana, Amici, o potremmo dire nemici, perché veramente non si capisce più nulla. Infatti continuano le polemiche, non solo per le eliminazioni ma soprattutto per delle valutazioni che non piacciono neanche all'esterno. Infatti non si riescono a spiegare perché in molti stiano rimanendo in gara, i cantanti e ballerini in particolar modo meno dotati di tecnica, invece i più bravi sono tutti stati eliminati. Infatti il dito è stato puntato anche su questo trittico di giudici, ricordiamo Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, che sembrerebbero un po' pilotati, almeno non proprio con un giudizio obiettivo. Sì, e devo dire che questa cosa è un po' il pensiero di tutti noi che guardiamo da casa, perché insomma ci sono delle cose oggettive che non possono essere messe in discussione, però vengono messe sempre in discussione. Ha fatto discutere ad esempio l'uscita del ballerino Tommaso, mi pare che si chiami, perché insomma lui era molto più bravo nonostante avesse alle spalle una carriera da pattinatore. Quindi insomma vengono sempre fatti paragoni tra i ragazzi, nonostante insomma si parli di esperienze di vita diversi. Fatto sta che insomma quest'anno nella scuola di Amici non è che ci siano molte eccellenze, soprattutto per quanto riguarda i cantanti. I ballerini li ho visti più mettersi in gioco anche in diversi stili, diciamo ci sono due o tre eccezioni, di cui una già è andata a casa, però insomma tra i cantanti invece c'è quella mancanza proprio di brio che ci si aspetta poi.
Eh sì, fanno anche parte di un genere molto particolare, possiamo dire, non tutti dotati di una grande tecnica, quindi probabilmente attirano un pubblico molto molto giovane e questo sta influenzando anche nelle scelte dei giudici. Proprio a tal proposito, due esempi di una ballerina che è stata molto molto criticata, Martina, tanto da scatenare anche all'esterno una serie di polemiche che poi sono state rivolte anche alla stessa Lorella Cuccarini, che è un po' la sua coach. Infatti le critiche sono venute da Caroline Smith, la nota insegnante, la nota ballerina di un altro programma televisivo su una rete concorrente, che non si riusciva proprio a spiegare come mai questa ragazza fosse ancora in gara a discapito di una meno votata altra ballerina Serena, che è dotata invece di una tecnica esagerata e che ha come coach la Celentano. Insomma, parliamo proprio Vecchi rancori, del diavolo e evidentemente, l'acqua santa, perché insomma la esatto. Celentano la conosciamo tutti, è la classica maestra che pretende dei propri allievi. Però devo dire che per la prima volta in questa edizione mi trovo d'accordo con lei, perché nel guardare insomma la puntata si nota una differenza nell'eleganza, nella versatilità. E per quanto Martina fosse insomma una ragazza che per 15 anni, se non sbaglio, ha studiato il latino, devo dire che pecca in alcuni passaggi, perché è come se fosse un tocco di legno, ecco, Sì, per è dirla vero. in gergo. Invece dall'altro lato abbiamo visto la stessa rappresentazione, però con un'eleganza diversa, seppur non fosse insomma il campo di specializzazione di Serena. Quindi insomma ha fatto discutere questa cosa e fa discutere anche la posizione delle due maestre, perché è come se Lorella Cuccarini fosse dalla parte di tutti i ballerini, senza avere un giudizio oggettivo, così come accade per Arisa, insomma, Certo, infatti è vero, la critica è verissimo. generalizzata, quindi Arisa che continua a stupirci con i suoi sì. outfit e soprattutto con i suoi capelli, Con i suoi baffi con i anche. baffi, sì, un po' ogni puntata un travestimento diverso e poi i suoi battibecchi con Rudy Zerbi sono sempre al top. Tant'è vero che poi nell'ultima puntata ha chiesto proprio a Rudy Zerbi una rettifica su una battuta che aveva fatto, ci siamo visti ieri, è venuto a casa mia, ha voluto subito la smentita perché è stato confermato poi che è tornata con Andrea Di Carlo, quindi evidentemente qualcuno era un po' Eh geloso. sì, evitiamo, soprattutto perché abbiamo visto che questo ragazzo è molto permaloso, quindi se non viene Sì. nominato in un'intervista, lascia Arisa, figuriamoci se insomma si mettono in mezzo delle voci su un probabile pomeriggio insieme. Non sia mai, non sia mai. Ugualmente molto chiacchierato è stato un altro cantante che abbiamo ritrovato poi anche come nuova entrata nella classifica di sabato di Teleprima di Hit Parade 91. Parliamo di San Giovanni, amatissimo dalle più giovani, da noi magari un po' Da noi meno, però proprio vabbè. niente. Canzoni molto molto orecchiabili e i suoi genitori in una lunga intervista hanno proprio raccontato la sua storia, che non è così semplice come si possa pensare. Hanno raccontato infatti che tutta questa rabbia e l'irruenza del ragazzo vengono da periodi passati, anche quando era bambino e quindi a scuola, molto molto difficili. Veniva bullizzato, emarginato non solo dai compagni di scuola e di classe, ma anche dagli stessi professori che non sapevano come approcciarsi a lui, che viveva in un mondo tutto suo ed era costantemente incompreso e quindi additato, possiamo dire, di stranezza. Poi un giorno lui ha avuto sempre questa bellissima indole musicale, questa grande passione per il canto, ha incontrato, poiché dello stesso rione, dello stesso quartiere, proprio Madame, un'altra tra le rivelazioni della musica italiana, giovanissima, appena compiuto 19 anni, e da lì hanno deciso di collaborare insieme appunto per lanciarsi nel mondo della musica. Lo ha presentato a Caterina Caselli, e lì le conoscenze fanno sempre la differenza. E infatti, prima di entrare ad Amici, aveva già inciso due singoli e poi il lancio definitivo con il talent di Queen Mary, quindi una storia molto particolare che poi si collega anche ai suoi scatti particolari in casetta quando viene magari ripreso dai professori o dagli stessi compagni di squadra. Diciamo che dimostra un pochino la sua età da questo punto di vista, perché comunque è un ragazzo molto giovane, però devo dire che questa sofferenza la trasmette attraverso i suoi testi. Proprio nella puntata di sabato, insomma, gli è stato fatto un complimento perché ha una capacità di scrittura molto intuitiva, molto semplice, che però nasconde dei significati molto profondi. Quindi,
Sicuramente la sofferenza gli ha lasciato in eredità una capacità molto importante. È vero, Sasha gli ha fatto questo complimento cercando di capire da dove nascesse la sua scrittura, appunto cercare di comprendere anche i tempi, e lui ha risposto: no, ma ad esempio le bare che ho scritto ci ho messo 10 minuti, 10 minuti. cosa ci vorrà mai? E poi era molto complicato perché anche su un pezzo molto molto famoso, infatti mi ha ricordato un po' Anastasio in un altro talent, quindi sicuramente avrà una strada brillante davanti a sé, come diciamo sempre, però questi talent devono essere sempre un trampolino di Certo. lancio, perché il brutto e il bello poi viene una volta all'esterno, quando si è nel mondo reale, dove la competizione è veramente tantissima. Sì, anche perché l'esempio che io ho portato già qualche settimana fa, pensa di Rama, insomma, oggi è apprezzato in tutti i talent, in tutti i programmi, ma ne ha passate parecchie, insomma, ne ha Tante, sì. ricevuto parecchie porte in faccia. Quindi sicuramente dipende dal modo in cui interpretano il talent, perché Maria sottolinea sempre, questa è una vetrina. Anche Eh sì, saggio anche Queen Mary, così come la Queen Mary. nostra Elvira. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati a Gossip Mania. Abbiamo parlato di storie d'amore, storie di famiglia, anche del rapporto genitori-figli in questo periodo molto particolare di Covid, di Dad, di pandemia, di isolamento anche per i più giovani. Abbiamo parlato dei giovani che questa volta però si mettono in gioco nei talent, da un passato difficile e burrascoso, ed anche delle critiche che stanno venendo un po' fuori sul talento, soprattutto dei ballerini, e su delle scelte un po' particolari dei giudici. Ora però voltiamo pagine e parliamo ancora una volta di un'altra storia d'amore che dura da tanto. Infatti hanno festeggiato i loro 3 anni di matrimonio, ogni anno scandito con un figlio Sì. praticamente, nonostante siano veramente giovanissimi, hanno compiuto da poco 26 anni, quindi sono davvero super giovani. Parliamo di Alice Campello e Alvaro Morata, una famiglia bellissima, sono una coppia veramente, veramente bella, sono dolcissimi, scherzano tanto insieme, i figli ovviamente sono bellissimi. Meravigliosi. Esatto, che te lo dico a fa', e anche loro sono stati protagonisti di una lunga intervista dove si sono raccontati. Alice era in studio mentre Alvaro, ovviamente, come i tempi moderni, era a casa con i Con me, bimbi, sì. quindi era in collegamento, come è giusto che sia. E anche qui hanno raccontato un sacco di storie meravigliose, come la favola di quando Alvaro le ha chiesto di sposarsi, e in uno spettacolo di magia, proprio quel romanticismo che ormai non esiste più, possiamo dire. Sì, e devo dire che fa anche pensare che magari là fuori c'è qualcuno che ancora è vecchio Dobbiamo stampo. andare in Spagna, secondo Beh, me, andai in o in Spagna Spagna. o in Turchia, riprendendo le puntate precedenti. Anche perché oggi, insomma, non è così semplice, soprattutto quando poi si è così giovani, non si pensa a mettere su famiglia, è cambiato tutto. Pensa che addirittura in Russia prima a 20 anni si sposavano, adesso oltre i 30, insomma, Quindi se sono proprio si cambiate le deve. abitudini anche lì. Se anche lì sono cambiate le tradizioni, figuriamoci in Italia. Già noi siamo molto mammoni, È sia le vero, donne che gli vero. uomini, quindi insomma non ci sono degli stereotipi solo sugli uomini. Però avere una storia e una famiglia poi così fa sognare, devo dirlo. Alvaro ha detto una cosa bellissima: appena l'ho visto, ho capito che era lei la donna della mia vita. Infatti poi subito hanno bruciato le tappe, nonostante lei, nota influencer, ovviamente grande amica della stessa Chiara Ferragni, di Chiara Biasi, quindi veramente tutta una serie delle influencer più conosciute, più note di tutto il panorama italiano. Però una volta che si sono conosciuti entrambi, perché poi lui ovviamente calciatore conosciutissimo, hanno
hanno messo la testa a posto e subito hanno detto: ora formiamo una famiglia e iniziamo a sfornare una serie di figli senza fine. Allora, io adesso non è che voglio fare l'uccello del malaugurio, sono anche vestita di nero. Ecco. Però è molto semplice decidere queste cose quando non si hanno altri pensieri, ragazzi. Ecco, perché insomma, fare dei figli come regalo di anniversario va benissimo, però immaginiamo, insomma, vivere una cosa del genere noi comuni mortali. Ci sono delle difficoltà che sono difficili poi da mettere in pratica. Fatto sta che, essendo lui insomma un calciatore, quindi insomma da quel punto di vista non ci sono problemi, lei è un influencer, sicuramente è stata lei quella a mettere un pochino da parte questa sua passione, perché insomma fare la mamma a quanto pare era uno dei suoi sogni, perché l'ha detto stesso lei durante l'intervista, quindi insomma sono vecchio stampo, però sono stati anche molto facilitati. Molto fortunati, assolutamente sì, lei l'ha detto, al momento hanno 3 figli veramente bellissimi, come abbiamo detto poco fa, ma non si vorrebbero fermare qui, vorrebbero avere altri figli, magari la femminuccia, visto che sono 3 maschietti. Alvaro è un po' più scettico, diciamo, su questa cosa, tant'è vero che negli scorsi giorni girava sul web poi proprio uno scherzo del primo aprile, del pesce d'aprile, che aveva fatto appunto Alice ad Alvaro, fingendo di essere nuovamente incinta. Lui ovviamente era felice, però aveva un po' quella risata nervosa, sai, dove ovviamente ci sta, perché poi sono tutti e 3 veramente molto molto piccoli, quindi immaginiamo che gestirli, piccoli vispi come sono i bimbi di oggi, quindi gestirli non sarà sicuramente facilissimo, nonostante ovviamente tutte le facilitazioni che loro potrebbero avere ed avranno sicuramente. Sì, anche perché insomma diciamo che ci hanno preso gusto ad allargare questa famiglia, però devo dire che al di là insomma del commentuccio simpatico che ho fatto, è difficile insomma anche in un'epoca come questa creare poi degli spazi per questi bambini, che ovviamente non hanno stimoli, perché sì, insomma sono chiusi tra 4 mura e non vivono anche il problema insomma di relazionarsi con altri, quindi insomma ritorniamo un po' all'argomento dell'apertura di Gossip Mania, quindi insomma è compito dei genitori in questo caso anche creare un ambiente dinamico in cui crescere dei ragazzini così vispi e far sì che insomma possano avere una crescita, un'infanzia come tutti gli altri. Poi proprio qualche giorno fa, l'altro ieri se non erro, guardavo un po' i social e c'era la classica finestra domanda risposta di Chiara Ferragni. Sì. E quindi l'hanno incominciato a fare domande su Baby Vittoria, sulla gestione dei 2 figli, dell'essere madre, e le ha detto: no, devo dire la verità, la piccola Vittoria è molto tranquilla, infatti anche nelle storie si vede sempre che dorme, dorme molto sì, tranquilla, sarà un caso, non si sa, però la notte ovviamente la svegliamo ogni 3-4 ore per fare la poppata. E dicevo: ma com'è possibile? Cioè, devono gestire Leone, Fedez sempre in giro, ovviamente con le sue registrazioni, non hanno una ruga, non hanno una preoccupazione, cioè al massimo sì, un po' la borsa sotto gli occhi, però assolutamente sono sempre belli freschi, aiutati anche dall'età, però svegliarsi ogni 3 ore tutte le notti per tanto tempo è impegnativo. Poi in una delle storie successive ha ringraziato la balia, possiamo dire, la tata ovviamente, che si occupa anche della piccola Vittoria di notte, e lì ha avuto la risposta a tutte le domande. Quindi insomma essere ricchi, diciamo così, aiuta. Però devo dire che da questo punto di vista forse la scelta di una balia è stata anche giusta, perché sì, insomma lei ha avuto un parto abbastanza difficile. Sappiamo che per la donna è difficile poi, scusate le ripetizioni, ma riuscire anche a riprendere il contatto con il proprio corpo. Quindi in questo caso, avendo Leone piccolino che fa anche un po' problemi per la gelosia, e Baby Vittoria, forse avere una balia che aiuta è la scelta ottimale. Più comodo, sì. Mi aspettavo i genitori, i nonni, invece fanno solo i nonni, quindi... Eh sì, che poi anche la madre di Chiara Ferragni è molto molto attiva, scrive sì, libri in giro, quindi anche lei è molto impegnata, vediamo le sorelle spesso e volentieri, però evidentemente loro vogliono affidarsi proprio a un professionista, e poi magari anche i nonni, li vedremo di meno sui social, però sicuramente poi ci saranno, soprattutto quando è un po' più grande,
grande, sì, così come fanno con Leo nei momenti ovviamente più impegnativi anche per quanto riguarda il lavoro. Cambiamo ancora argomento, cambiamo proprio totalmente argomento e chiudiamo con una notizia più di cronaca che di gossip, possiamo dire, perché poi porta sempre uno strascico di molte, molte critiche, polemiche, di argomenti dei quali abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, perché infatti purtroppo ha perso la vita il principe Filippo qualche giorno fa, ne abbiamo parlato ovviamente anche sui nostri quotidiani online, a 100 anni, una notizia che ovviamente ha colpito tutto il mondo, possiamo dire, non solo l'Inghilterra e la famiglia reale, ma ovviamente in attesa dei funerali che si terranno in forma molto privata e ristretta anche per le normative Covid il prossimo 17 aprile con soltanto 30 persone, quindi già questo è molto impegnativo per una famiglia reale. Sono subito tornate alla ribalta tutte le problematiche legate a Harry e Meghan. Infatti loro al momento sono in America, molto lontani rispetto a tutto il trambusto della famiglia, però è ormai notizia certa che Harry è tornato in Inghilterra rigorosamente da solo, per non alimentare altre polemiche, anche perché poi Meghan è incinta, quindi per evitare anche uno stress alla moglie, ma soprattutto è stato subito già additato da tutti come particolarmente insensibile, perché ricordiamo che il principe Filippo è stato molto tempo ricoverato in condizioni gravi e lui proprio in quelle settimane ha dato vita alla famosa intervista che ha rotto poi completamente i rapporti con tutta la sua famiglia. E insomma, da un nipote non ce lo si aspetta, perché al di là insomma di quelle che sono state poi le scelte di vita successive, comunque si parla di tanto tempo, la figura dei nonni, diciamo così, in questo caso soprattutto per William e per Harry è stata fondamentale, perché avendo perso la madre così giovane, insomma, e avendo vissuto comunque, sai, delle dinamiche interne che poi stanno venendo fuori adesso con queste interviste, sicuramente i nonni, con i loro pregi e i loro difetti, hanno avuto un peso fondamentale nella crescita di questi ragazzi e non ce lo si aspetta, perché insomma ci possono essere delle incomprensioni, però rimangiare tutto quello che si è vissuto è un po' triste. Devo dire che ho visto anche molto la regina colpita da questo lutto. Si tratta comunque, perché ovviamente ci sono state parecchie voci, che si parlava di tradimenti, insomma di incomprensioni, però si parla di 73 anni insieme. Mamma mia. Noi non riusciamo ad immaginare. Non lo riusciamo ad immaginare. Noi già siamo fuori tempo massimo, sì, eventualmente. Sì, noi... Cioè vuol dire che poi abbiamo una vita così lunga, così lunga. Oddio, ce lo auguro, però più di 100 anni sicuramente. Non si può. Però insomma, non ho sentito invece l'altra parte, cioè William spendere delle parole poi in relazione a questa situazione di Harry. Fatto sta che il suo ritorno è stato apprezzato. È vero, c'è un certo silenzio da parte di tutti, anche perché ovviamente sono tutti molto provati per la scomparsa del principe Filippo, che è stato sempre un personaggio molto particolare, seppur sia rimasto così come da protocollo alle spalle, è sempre un passo indietro rispetto alla regina, ma c'è sempre stato un rapporto di grande amore e di grande rispetto tra i due. Si è reso poi protagonista di tantissime gaffe, battute, hanno scritto libri, quindi veramente un personaggio molto particolare. Harry infatti non voleva assolutamente mancare al funerale, poiché era molto molto legato al nonno, appunto, però continuano queste polemiche, anche diciamo di queste scelte un po' di facciata, possiamo dire tra virgolette, perché poi nel momento in cui magari c'era più bisogno della sua presenza, lui era altrove a fare interviste. E questo insomma ricalca un po' tutti i problemi che ha creato Harry, perché è stato insomma un giovane particolare da sempre. Ed è difficile trovare anche una giustificazione per questi gesti, perché se non viene dal cuore, insomma, fa pensare, e probabilmente dovrebbe essere la stessa Meghan ad invogliare insomma Harry ad aprire un pochino il cuore, perché si parla comunque di affetti che ti hanno accompagnato per tutta la vita. Eh sì, poi c'erano varie linee di pensiero, chi dovrebbe chiedere scusa in questo momento, chi invece è meglio non tornare sull'argomento e focalizzarsi proprio sul dolore della famiglia reale e quindi
solo l'esigenza di stare insieme, di commemorare al meglio il principe Filippo, quindi ci sono sicuramente un po' di situazioni ancora pendenti, c'è ancora qualche giorno per cercare di risolverle, però ovviamente già la famiglia reale è fortemente chiacchierata sempre, H24 tutto l'anno, quindi immaginiamoci in questo momento dove poi i riflettori sono tutti puntati su di loro, anche perché ovviamente quando ci sono questi eventi si fanno sempre le cose in grande e invece questa volta non è possibile. No, non è possibile, soprattutto insomma forse è il modo migliore di affrontare questo lutto, perché è capitato ad ognuno di noi, insomma, un lutto è un lutto, sia nella famiglia reale che tra persone comuni, quindi insomma chiudersi nel proprio dolore è sicuramente il primo passo anche per realizzare quello che è successo, ma sicuramente penso che poi tra qualche mese insomma verranno pubblicate poi delle informazioni da parte di Harry e di Meghan su queste decisioni che sono state prese in questo momento. Vedremo cosa accadrà soprattutto nei prossimi 5 giorni nei rapporti tra la famiglia reale ed Harry. Intanto noi siamo arrivate alla conclusione della nostra puntata. Grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia. E come sempre ci vediamo domani pomeriggio con Gossip Mania. Alla prossima.